Benvenuti alla seconda puntata di Restart, la puntata è autunno-inverno del 2021. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Restart, ripartenza, rinascita, tutte le parole che vedete nella sigla, e cerchiamo di avere ospiti e aziende che ci diano questo segnale, ma soprattutto che ci insegnino con questa frase che voglio partire questa sera. Non puoi fermare le onde, ma puoi sempre imparare a fare surf. Quindi noi dobbiamo surfare sui problemi che ci sono, sulle economie, sulle pandemie, dobbiamo imparare, come tutti gli imprenditori sanno alla mattina, a surfare sulle onde della vita e dell'economia del territorio. Benvenuti a Restart, subito un'inquadratura, ringrazio Lillo in regia, per quanto riguarda il nostro sponsor che è Lucaffè. Qui abbiamo la sua bellissima piccola, si chiama così, la macchinetta del caffè molto particolare, ma ho offerto il caffè nel backstage ai nostri ospiti che sono qui. Stavolta non lo beviamo in diretta perché non c'è la Hilda e non c'è neanche la Giusy, quindi stavolta ho fatto questa così magheggio e ho offerto il caffè nel backstage. Diamo subito però il benvenuto agli ospiti di questa sera, che ho il piacere di avere qui in Restart, e vi faccio presentare loro perché ho il piacere di avere qua con noi. Buonasera. Buonasera Maurizio, io sono Mario Romaioli, titolare della Punto Stampi, azienda che costruisce stampi per iniezione plastica e la presofusione di alluminio, che è ha sede a Bedizzole. A Bedizzole, puntostampi.it, abbiamo già il sito pronto. Alla tua destra abbiamo invece... Buonasera a tutti, io sono Pietro Bertoni. Sono il figlio dell'altro titolare, il titolare di Mario Romaioli, Andrea Bertoni. Come si chiama l'altro titolare? Andrea Bertoni. Che salutiamo. Andrea, signor Andrea, poteva venire, qui la casa era aperta. Lo salutiamo. E qui invece qua a sinistra chi è? Non voglio nominarlo. Alla sinistra abbiamo... Sono Davide Romaioli, buonasera. Buonasera ingegnere. Buonasera ingegnere. Sapete che io ho passione per gli ingegneri, lo sapete benissimo, però a parte queste mie burle, la capacità e l'inventiva, però servono anche le precisioni degli ingegneri, serve anche lo studio che hai fatto e che poi porti le tue conoscenze in azienda, giusto? Sì, l'idea è questa, speriamo di riuscirci. E tu cos'è che segui? Partiamo da te. Io sono un tecnico di produzione, quindi di fatto seguo tutta la parte di produzione intesa come lavorazione meccanica all'interno dell'azienda. Quindi ciò che ha a che fare con i lavori di fresatura piuttosto che altre lavorazioni per asportazione di trucioli. Spieghiamo alla gente che ci sta sedendo cosa vuol dire. Ad esempio questa bella cosa qui che hai detto, asportazione di trucioli. Cosa significa? Asportazione di trucioli è una tecnologia che viene utilizzata per la realizzazione di materiali. Noi siamo nel campo degli acciai, quindi nel nostro caso materiali metallici. Sì. Che consiste nel dare forma ad un pezzo rimuovendo tramite lavorazione meccanica tutto il materiale che gli sta attorno. In eccesso. Quindi noi partiamo da un blocco e da questo blocco andiamo a ricavare la forma finale mediante successive lavorazioni, asportando man mano materiale fino ad arrivare alla forma voluta. Non era Michelangelo che diceva che vedeva dal marmo e estraeva poi la... Lui vedeva già nel blocco. Nel blocco di marmo vedeva... E voi fate la stessa cosa? È un po' però anche la nostra necessità. Quando io e Andrea, il mio socio, abbiamo deciso di fondare insieme la Punto Stampi... Quando? Nel 1994, sono ormai un po' di anni. Abbiamo fatto un percorso formativo insieme, un'esperienza come progettisti per stampi per iniezione di materie plastiche e per la presofusione di alluminio, e frequentandoci prima come colleghi, poi come colleghi amici, poi come amici, abbiamo deciso di intraprendere questa strada, e già in quella sede da progettisti diventava importante riuscire a vedere prima nella mente quello che avrebbe dovuto essere più o meno il risultato finale. Devo ringraziare la regia, mentre tu parli vediamo il vostro bellissimo sito, che è la vostra cartolina, e devo fare i complimenti, non perché siete qua, ma perché è un sito dinamico, che è bello, vivo, lo vedo vivo. Qui vedo una bella immagine del team, perché le aziende non si fanno da soli. Possiamo anche dare un volto ad Andrea, che non è qui con noi, attraverso il sito, perché se vediamolo. Sull'immagine dove c'è tutta la nostra squadra e ce n'è un'altra dove siamo. Torniamo indietro alla regia, se possiamo tornare alla fotografia iniziale, dopo vediamo i video.
Lillo è bravissimo stasera, è un po' stanco, però lo vedo operativissimo questa sera, Lillo. Grazie, Lillo. Ecco, va in cima a questa pagina, c'è la fotografia del gruppo, che vediamo tutto quanto. Qui c'è sempre punto stampa. Eccolo qua. Siamo io ed Andrea, quindi io sono riconoscibile, sono qui. E ovviamente l'altra metà è lui e l'altra metà in tutti i sensi, anche nella apprensione per il lavoro, nel sacrificio per portare avanti l'azienda, nella dedizione per fare le cose indipendentemente da quanto sarebbe stato magari più gradito fare, ma il sacrificio è parte integrante e imprescindibile del voler essere imprenditore e del portare avanti l'azienda. Quindi voler essere imprenditore l'hai usato 3 volte nella tua parola, la parola sacrificio. E non è possibile, sai, veniamo da una formazione, da una cultura, da famiglie che sono venute, che sono cresciute in questo territorio e qui c'è questa grande appartenenza alla cultura del lavoro. Cioè il lavoro per noi, bresciani, lombardi, vorrei dire italiani in generale, ma è per tutti un valore molto importante, in particolare la cultura di impresa qui è sentita e fare impresa significa anche mettere molto spesso gli interessi dell'azienda davanti agli interessi delle persone e alle passioni personali. Mario ci sta dando una lezione dal punto di vista imprenditoriale, sono parole importanti perché le parole pesano e hanno un valore per chi le dice. Mario ci sta dicendo una cosa molto importante, siamo sul canale 810 di Sky, quindi ci vedono in Europa, in Italia, un po' in Medio Oriente, quindi lo streaming su www.welltv.eu, quindi sulla pagina di WellTV e su tutti i vostri device, come dicono quelli bravi, ci state seguendo da qui, dal vostro PC, dal vostro tablet e poi lo vedrete sui social presto perché la puntata poi la condivideremo per chi non ha avuto tempo di poterla rivedere, perché tutte le puntate delle start danno dei piccoli segnali, dei piccoli granellini di positività per dare dei segnali, perché veniamo da un momento di ripartenza, ripresa, che vogliamo dare questo senso di positività. Non siamo ebeti, no? I problemi ci sono, li vediamo tutti i giorni, gli imprenditori li vivono tutti i giorni. Se apriamo i giornali sappiamo del momento delle materie prime, dei prezzi, del momento critico, delle fabbriche che chiudono perché mancano i componenti, i microchip, quindi tutta la filiera poi si blocca. Ma vogliamo dare questa positività, questo senso di abnegazione per dare una spinta positiva. Alla tua destra invece, buonasera. Buonasera, io sono Pietro Bertoni, sono appunto come dicevo prima il figlio di Andrea, l'altro titolare. Ho iniziato parecchi anni fa in azienda, ho iniziato in officina, principalmente mi occupavo del reparto del montaggio, mi occupo tuttora del reparto del montaggio, quindi assemblaggio di pezzi che vengono lavorati tramite fresatura, assemblaggio, costruzione dello stampo e assistenza presso i clienti durante le prove stampo, perché comunque sia uno stampo, essendo comunque, come posso dire, un prototipo, è un'attrezzatura molto particolare che va prima collaudata e io mi occupo anche di questa gestione con i nostri clienti, vado nelle loro aziende presso i loro siti produttivi in Italia, in Europa e anche nel resto del mondo e mi occupo appunto di questo servizio per appunto garantire una assoluta contiguità. Tu dai questo aspetto qua, non dai solo il pezzo, dai la vicinanza al cliente che l'azienda c'è nel momento del servizio. Hai detto una parola importantissima, perché tanti bravi ci sono che fanno cose simili a voi, ma dare la cura di andare a casa del cliente e vederlo poi stampato là, vedere se c'è qualche cosa. Ah, vediamo qua Mario, cosa stiamo vedendo qua? La robot? Stiamo vedendo un'attrezzatura costruita da noi, questo è uno stampo che produce dei particolari in plastica fatti da 3 componenti diversi che, diciamo così, nel gergo definiamo a 3 colori. È uno stampo che sta lavorando tuttora presso il sito di un nostro cliente in Polonia e il pezzo che viene prodotto è la lente, anzi in questo caso il diffusore di luce esterno del fanale della Volkswagen ID4. Lo possiamo in qualche misura dichiarare perché ormai ID4 è sul mercato da tempo, è acquistabile
e quindi questo non è più un segreto industriale, perché siamo spesso tenuti alla riservatezza. Perché ci segue la riservatezza, è importante, però l'ID4, se non, io non me ne intendo, però penso che sia la macchina elettrica della Volkswagen. È la macchina elettrica di Volkswagen, in questo momento è il modello di maggiore capacità di casa Volkswagen. E vi posso garantire che, come tutti coloro i quali conoscono questo mondo, cioè il mondo degli stampi, della produzione dei pezzi, soprattutto per l'automotive, le richieste di qualità sono di un livello elevatissimo e di conseguenza è quasi naturale la selezione di fornitori da parte del committente finale, che vengono ritenuti in grado di non solo costruire l'attrezzatura, ma anche di garantirne il funzionamento nel tempo. E quindi anche la solidità aziendale ha la sua influenza, la sua importanza. Anche perché ti pesano anche da questo punto di vista. Sì, direi proprio di sì. Anche perché prima mi permettevo una battuta con l'ingegnere qua alla mia sinistra, ma l'innesto, come si fa in natura, di una pianta selvatica con qualcosa che poi produce un frutto, l'innesto di un ingegnere dà peso anche all'azienda, dà cultura aziendale, dà futuro anche dal punto di vista tecnico. Anche perché guardano i manager che sono all'interno dell'azienda, la Volkswagen vi fa l'analisi del sangue? Direi di sì, va anche detto però che questo è un settore merceologico, un'attività molto particolare, nel senso che letteratura al riguardo, soprattutto così tecnica, non è particolarmente diffusa, ce n'è poca, è quasi sempre in lingua, quindi per molti potrebbe ancora rappresentare un problema. E devo dire che i nostri due alfieri, li definisco così, hanno intrapreso per lo stesso obiettivo due percorsi formativi diversi. È chiaro che la parte di cui si occupa Pietro è inevitabilmente guadagnabile attraverso esperienze fatte con le mani, fisicamente, sul pezzo, in tutto le sedi geografiche in cui questo man mano si viene a trovare. La formazione di Davide richiede una preparazione teorica più specifica che lui ha fatto e che quindi ci aspettiamo possa in qualche misura dare il contributo all'azienda. Queste sono cose importantissime, qui sfioriamo quello che è il nostro campo di educatori finanziari, che è il coinvolgimento generazionale. Molti parlano del passaggio generazionale, ma qui vediamo il coinvolgimento della generazione già in azienda. Con una parola magica che ha detto Mario prima, che è il percorso formativo. Cresco col crescere dell'azienda, mi formo all'interno dell'azienda, anche se è la mia famiglia. Quindi è un percorso di passaggio generazionale che porta sicuramente alla sopravvivenza di questa azienda nel futuro, a, come dico noi, clonando dalla legge del dopo di noi, lo slogan dopo di noi. Quindi qui l'azienda sta facendo quello che molte aziende non riescono a fare, perché le percentuali sono devastanti, alla seconda generazione saltano il 60-70% delle aziende, non arrivano alla terza, quindi da questo punto di vista è pesantissimo. Se non facciamo i passi giusti, se non coinvolgiamo già da subito, come diceva prima, dal manuale, vero? Assolutamente. Dal manuale. Dal gradino più basso sei partito, ingegnere? Beh, diciamo quasi. Sì, il percorso formativo che ho scelto è stato quasi tutto volto a riuscire a portare in azienda il più valore aggiunto possibile. Sì, quindi questo ce lo aspettiamo da te. Diglielo, fai la parte... questo ce l'aspettiamo da te, però... Me lo auguro. Come ti trovi in azienda? A lavorare con i consanguinei, che questa è la parte principale. Beh, sommando il tempo... Poi devi essere libero, sei libero. Lo vedo 5 minuti a settimana, quindi... 5 minuti a settimana. Non è tanto il tempo che passiamo insieme. Anche perché chi ci sta seguendo, se alzate il cofano della vostra Volkswagen, della vostra Mercedes, della vostra BMW, vedete tutto il territorio di Brescia che c'è e provincia, all'interno della componentistica del motore e dell'interno della scocca. Sì, la provincia di Brescia è un grande fornitore dell'automobile in generale, in particolare dell'automobile tedesca. Ovviamente poi ci sono eccellenze sia tedesche ma anche italiane, parliamo di Lamborghini, parliamo di Ferrari, dove peraltro ci sono state anche esperienze.
e noi facciamo, così come molti dei nostri, non vorrei definirli concorrenti, ma colleghi dal punto di vista del settore, facciamo parte anche per queste automobili. Stiamo dicendo una cosa importante, l'ha detto prima, così con un volo di uccello l'ha detto, però la selezione delle aziende a questi marchi, Lamborghini, Ferrari, Volkswagen, eccetera, è altissima, nel senso che i fornitori vengono non solo fatti, analizzati con uno screening particolare, ma, l'ha detto bene prima, devono garantire l'assistenza. Ecco perché il ruolo importantissimo che stai facendo tu, di seguire assolutamente i clienti, di coltivarli, di continuare ad accarezzarli anche a casa loro. Questa cosa qui di poter dare il fanale giusto, è normale dare il fanale della ID4. Per non sbagliare, dell'ID4 lo pretendono che sia fatto dall'ingegnere e fatto bene allo stampo, ma il post vendita, il famoso post vendita che mi permette la sopravvivenza del dopo di me, siamo nel mese di ottobre, siamo nel mese dell'educazione finanziaria e il titolo è prenditi cura del tuo futuro. Questo è prendersi cura del proprio futuro. Quello che state vedendo qua è educazione finanziaria allo stato puro, nel senso che si stanno prendendo cura. La volpe grigia che c'è qui in parte a me, un po' calva qua, un po' calva, in termini che non uso volentieri la parola calvo, se lo sappia, perché in questa trasmissione non viene usato. La volpe grigia che c'è qui in parte a me, come il suo socio, hanno avuto l'intelligenza e hanno l'intelligenza del coinvolgimento in azienda. Questo fa la differenza, questa è educazione finanziaria, questo è prendersi cura del tuo futuro, questo è passaggio generazionale, lasciando perdere gli strumenti che conosciamo, che abbiamo parlato, gli strumenti dal punto di vista tecnico, finanziario, di protezione del patrimonio, potremmo parlarne per ore, ma questa cosa qui è il primo gradino per poter poi proteggere la propria azienda, proteggere il proprio futuro. Questo è quello che io dico aziende che possono avere nella continuità, perché automotive sì, ma sono pronti anche a essere flessibili e fare altre cose. Assolutamente. Giusto? Sì, anzi, credo che sia fondamentale per tutte le aziende, non solo per la nostra, di riuscire ad avere la capacità, la forza, anche il coraggio qualche volta di provare imprenditoriale a diversificare il fatturato. L'automotive è un settore che per alcuni aspetti, soprattutto per molti anni, è stato comodo, perché i numeri sono tali e tanti da giustificare continui investimenti in attrezzature come quelle che produciamo noi, ma viceversa è anche il rovescio della medaglia che ne diventi dipendente, e questo in un'azienda che vuole guardare avanti non è sostenibile, non è corretto, nessuna dipendenza è corretta, in particolare quella che in qualche misura ti vai a costruire lavorando sempre per quei clienti che non ti danno nessun altro spazio di crescita. Dovevo fare complimenti a Mario, prescindere, molte aziende vengono qua e hanno senso di appartenenza, io guardo anche i dettagli, guardo anche la cravatta perché c'è il simbolo dell'azienda ed è molto importante secondo me, anche questo qui, l'orgoglio, parte anche di come trasmetti tu i valori della tua azienda, non solo con i fatti, ma anche, e lo dico a tutti, l'abito fa il monaco, non è vero che l'abito non fa il monaco. Dopo ci vogliono i contenuti che si... Ci vuole anche il monaco. Ci vuole anche il monaco. Qui li abbiamo, i monaci giovani ce li abbiamo e il monaco anziano ce l'abbiamo qua, in parte a me. Torniamo alla pendine. Ma cosa ti piacerebbe vedere adesso, dopo un po' in azienda, oltre questo aspetto qua? Cosa ti piacerebbe andare oltre questo aspetto qua? Per parlare ai tuoi, così, della tua età, ingegneri della tua età? Beh, io guardando più nel dettaglio il lato tecnico e produttivo dell'azienda, vedo che col proseguire del tempo le tecnologie avanzano molto velocemente. Si cercano tecnologie sempre più veloci, sempre più performanti, fare pezzi in meno tempo, con meno costo possibile. Stare al passo con una tecnologia così veloce non è magari tanto facile per un'azienda della dimensione di cui, della nostra dimensione, ma più che guardare all'hardware, quindi alle macchine in sé, credo che la cosa più importante sia mantenere
una struttura, un'organizzazione all'interno dell'azienda che possa far rendere al meglio ciò che si ha. Poi nel tempo, a mano che si va avanti, si riuscirà magari a passare di grado, mettiamola così, di ruolo, riuscire a prendere delle macchine più performanti, di assumere comunque un livello di gestione più complesso e più impegnativo per riuscire a portarsi avanti e produrre sempre meglio, produrre in maniera più precisa tutto ciò che abbiamo. L'ingegnere ci sta dicendo una cosa importante che vale anche per me, perché è continua, domani sarà un corso formativo: o ti formi o ti fermi. Questo è l'aspetto dell'azienda, perché credere di essere arrivato come consulente finanziario, certificato, tutto quello che volete, iscritto all'albo, al registro educatore, sì, ma o ti formi o ti fermi. La stessa cosa per i tuoi collaboratori? Devo dire che in estrema sintesi credo sia esattamente una fotografia della realtà, quella che hai appena espresso, perché spesso in azienda, un po' perché siamo presi su moltissimi fronti, un po' perché avanzando con gli anni si matura la consapevolezza di aver imparato qualcosa, c'è sempre da imparare, lo sappiamo, ma a volte si fa fatica a trovare il tempo per fermarsi, per guardarsi in giro e attorno e capire che abbiamo bisogno anche come imprenditori di fare formazione. L'azienda nel tempo si evolve, cresce, e si allarga, acquisisce competenze, comparti che vanno gestiti, e non è detto che l'imprenditore che si era 10 anni fa sia nella stessa condizione di saper gestire l'azienda che si è trasformata nel tempo e che invece è oggi. A questo proposito la formazione è importante, non è così facile reperirla, perché si parte dal presupposto che tu ci sei lì dentro tutti i giorni, lo sai. In realtà la parte finanziaria, la parte gestionale, la parte di relazione con il cliente, quel dopo di noi non finisce oggi. Perché ci sia domani, io devo prepararmi e saper trasferire a chi è vicino a me, nel senso più familiare del termine, concetti, nozioni, esperienze che poi ciascuno di loro elaborerà poi a modo proprio, ma intanto gliele trasferiamo, perché è comunque un sapere che non deve andare disperso in quanto è patrimonio dell'azienda. Non ho accreditato al Comitato dell'Educazione Finanziaria questa puntata, ne ho accreditate altre due, peccato perché, ma lo condividerò lo stesso sui social, questo che sta facendo adesso Mario è educazione finanziaria allo stato puro, perché sono concetti che si possono applicare a tutte le aziende, non direi solo sì. A tua. E noi stiamo parlando alle medio-piccole aziende, che sono il territorio del tessuto imprenditoriale italiano, non solo lombardo, non solo bresciano. Questo aspetto qui, se voglio un'azienda che ci sia dopo di me, che sopravviva alle intemperie che ci sono e alle pandemie, non solo purtroppo dei virus, perché le pandemie arrivano anche dall'aumento delle materie prime che stiamo vivendo adesso. Direi di sì, se mi consenti vorrei tornare solo un mezzo passo indietro. È casa tua questa. Esprimere anche la convinzione, che è la mia personale, ma non è solo la mia, è anche quella del mio socio. Siamo cresciuti facendo un'esperienza agli inizi, prima di fondare la nostra azienda, presso un'altra azienda, dove siamo stati trattati sempre bene, molto bene, con rispetto, con volontà di trasferire informazioni, con la voglia di farci crescere per avere collaboratori bravi, più bravi nel tempo. Credo che sia assolutamente importante per un'azienda che vuole andare avanti avere molta attenzione per le proprie persone, metterlo in condizioni di lavorare al meglio, anche se non è sempre facile, anche se non è sempre possibile e anche se qualche volta non si riesce a fare, ma dargli la possibilità di esternare, di esprimere il meglio di se stessi. Questo è una cosa molto importante, mancano una manciata di minuti, il tempo vola qui a Restart. Potremmo stare qui anche un'altra mezz'ora, ancora un'altra mezz'ora, perché tutto quello che viene detto qua stasera è molto bello, è molto facile da interpretare, perché c'è la passione, c'è il sudore che viene trasmesso con le parole. Però è un piccolo concetto di educazione finanziaria: si formano le persone, si forma il personale, devo tenermelo.
Ci sono delle soluzioni finanziarie come la key man, detto in inglese, l'uomo chiave, c'è questa struttura finanziaria che può permettere di coinvolgere anche dal punto di vista finanziario la persona, la risorsa, non ci sposiamo, ma se stai con noi, tra un po' di tempo questi soldini qua saranno per terra, rapportati allo stipendio che uno prende, oppure dice no, sei stato con noi, sei andato con le nostre competenze a fondare la tua azienda, in un'altra azienda, ho l'azienda ha il denaro per andare a reperire sul mercato un ingegnere, un'altra figura del genere, dandogli un premio per venire da te. Quindi aspetto finanziario, così come educazione finanziaria, così gettato lì la polizza, key man può essere, se ben congegnata, se ben innestata in un'azienda, può essere di aiuto all'impresa per coinvolgere e tenere in un piano magari di welfare aziendale, anche per le piccole e medie aziende, portato avanti per coinvolgere e trattenere con sé lo spirito familiare che c'è in queste imprese. Vogliamo fare un piccolo saluto, manca un minuto alla chiusura. Abbiamo ragione la regia. Prima del saluto la nostra psicologa, mi stavo dimenticando, la regia la bacio dopo con calma, e salutiamo subito la dottoressa Scappini che ci manda il suo contributo. Sempre più frequentemente le persone si rivolgono a me per degli attacchi d'ansia in cui non riescono più a respirare. Dopo aver dato loro alcuni meccanismi per poter riportare nei momenti critici la respirazione a un equilibrio normale, vado a spiegare che cosa succede. Sono infatti queste manifestazioni ed esito di un cortocircuito che oggi molto frequentemente si va a creare. La nostra vita frenetica fa sì che infatti noi accorciamo i nostri respiri, cioè respiriamo più superficialmente, investendo solo la parte superficiale dei nostri polmoni. Questo tipo di respirazione va a attivare il nostro sistema simpatico, che è un sistema d'allarme. Quindi se l'ansia la prestazione va ad accorciare il nostro respiro, questo va ad attivare un sistema che provocherà a sua volta di nuovo ansia. Allora bisogna imparare a riportarci al sistema parasimpatico, cioè una respirazione profonda. Cercate perciò dei meccanismi respiratori che possano portarvi in equilibrio. AgneseScappini.it per contattarmi. 60 secondi di psicologia finisce qui. Ringraziamo sempre la dottoressa Agnese, ci dà sempre queste pillole che sembrano così, ma se l'ansia da prestazione messa in un'azienda, l'aspetto psicologico può coinvolgere l'aspetto molto importante, perché viviamo il presente, il qui ed ora. Un saluto tuo, ingegnere, è stato un piacere averti qua, perché questa è l'energia del futuro. Prego, un saluto tuo alle persone che ci stanno seguendo. Piacere mio essere stato qui, grazie mille Maurizio, e saluto a tutti quanti. Grazie, gli ingegneri sono avari anche, cioè sintetici, eccetera. Beh, commerciale, diamo qualcosa di più? No, innanzitutto grazie a te Maurizio, grazie per l'opportunità, per averci permesso comunque di raccontare la Punto Stampi, raccontare quello che siamo, quello che facciamo. I tuoi riferimenti che la regia ci sottopone? Potete passare a trovarci a Bedizzole, siamo in via Trebocche 8. Siamo aperti. Una tua mail, un numero di contatto, un numero di telefono? Possiamo dare il numero di telefono aziendale, che è 030 27 93 202, oppure info@.stampi, tutto per esteso, tutto attaccato.it, e saremo lieti comunque di accogliere le vostre richieste, valutarle. Vedo qui una serie di donne lì, Mario. Vuoi salutarle? Chi sono? Allora io intanto mi associo ai ringraziamenti di Davide e di Pietro per questo invito, ringrazio appunto la regia, ringrazio le persone che ci stanno seguendo perché stanno spendendo del tempo per ascoltarci, sperando di aver fatto qualcosa che possa servire, e soprattutto faccio gli auguri a tutti noi e alla nostra azienda attraverso l'impegno e la disponibilità che hanno le nostre persone nei nostri confronti. Grazie a tutti, ringraziamo tutti quanti, ringrazio questa bellissima trasmissione, come saranno belle le prossime con gli altri ospiti, qui a Restart, sempre profumo di futuro. Alla prossima puntata. Buonasera.